ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati in un nuovo episodio di Clash Royale. Me l'avete chiesto in tantissimi. Signori, oggi proviamo un bel deck con il mastino lavico. Però attenzione, non mi sono informato realmente su quale deck fare. Nel senso, magari uno si informa, dice quale carta sta bene col mastino lavico. Io comunque ho sempre il mio deck base con sti barbari scelti della minchia, che da quello che so dovrebbero ne fare a breve. Scrivetemi qua sotto se avete notizie al riguardo. E vorrevo portarlo così. Quindi signori, costo 4.3. Vediamo come si mette la situation. Qui ovviamente ho perso, non ve lo sto neanche a dire. Non so a che livello sto in Italia, non mi interessa neanche. In questo periodo non mi interessa, voglio provare carte nuove, voglio provare nuove combo e vediamo un po' con i nuovi aggiornamenti quando nerferanno i signorotti che vengono dati anche come nome di barbari scelti. Io stavo vedendo la sua scelta, che è abbastanza discutibile. Anche è vero che è abbastanza discutibile. Anche... allora, quelli gliel'ho tolti. Purtroppo quello mi è andato giù. Però lui mi sta puntando la torre. Io butto il moschettiere, che danni ne fa tantissimi. Abbiamo il mastino lavico, che si sta comportando in maniera molto buona. Lui ha giocato veramente bene. Quindi ci togliamo dalle scatole lo stregone di ghiaccio, che appunto ci poteva dare diversi problemi, e proviamo a fare un attacco. Però vedete, il mastino lavico, anche se effettivamente è una buona carta, se non riesce ad andare in torre, se non riesce a dare delle hit alla torre, risulta poco credibile. Nel senso, adesso lui mi ha tirato tantissimo Elisir, perché comunque hanno migliorato il Rocket, e questo potrebbe essere comunque una buona cosa per poter portare un deck con il Rocket. Vi ricordate quel deck col minatore, eccetera, eccetera? Quello mi piace, perché comunque voi pensate che io non leggo i vostri commenti, ma voi mi avete consigliato in tantissimi di portarvi il deck con il minatore. Mi avete chiesto veramente tanto di portarvelo. Ora speriamo che quegli spiriti del fuoco non rompano i Kabazisi. Quindi ci abbiamo un po' di truppe che potrebbero fare al caso nostro. Provo a tirare una zappettata, ce ne sono morti tutti tranne uno. A me in realtà mi va anche bene, perché diversi andranno in hit sotto torre. Noi ributtiamo l'estrattore di Elisir. Se lui vuole rispendere il suo denaro, o in questo caso il suo Elisir, per potermi togliere... benissimo, così era quello che volevamo, raga. Era quello che volevamo. Tra l'altro io ancora non ho buttato, se ci fate caso, ancora non ho buttato i barbari scelti, perché comunque essendo un pochino pesante il deck, e questo è abbastanza chiaro, abbiamo dei problemi. Barbari scelti di là, che mi vanno a togliere il nostro amichetto. Palla infuocata che veramente ammazza tutti e non lascia scampo. Possiamo o farci i nostri cavoli, perché a noi conviene più farci i nostri cavoli in questo preciso momento. Non ho tirato il mastino lavico, ma abbiamo vinto. Quindi il Rocket se l'è messo su per il culetto. Diciamo che una l'abbiamo fatta. Tra l'altro, io volevo portarmi su, come già detto, lui, lo sputatore per eccellenza, perché mi piace davvero davvero tanto. Solamente che avendolo di livello basso, ragazzi, non riesco a giocarlo, perché una zap lo massacra, un colpo di un moschettiere mi sembra che lo butta giù, quindi non è che mi faccia impazzire tantissimo. Spero tra l'altro che non sentirete urlare di là in salone, che c'è uno di quei bordelli che voi neanche immaginate. Respingiamo quindi il fuoco col fuoco, perché va bene così, dato che il mastino può tenere. Diciamo che io sono contento di come è andata, perché gli arcieri glieli abbiamo tolti, i barbari scelti glieli abbiamo respinti. Lui sta prendendo delle hit impossibili sotto torre. Seriamente mi sta prendendo delle hit incredibili.
Potevo tirarla prima la palla di fuoco e sicuramente avrei causato più danno. Però sapete che c'è? La pazienza è la virtù dei forti. Quella che ogni tanto manca a me, assolutamente. Quindi evito di buttare qualsiasi forma di carta perché voglio andare su di Elisir. Poi comunque l'estrattore, diciamocela tutta, bisogna essere anche molto molto capaci ad utilizzare l'estrattore. Mi converrebbe, per non perdere tutto quello che ho, buttare così. Potevo tirare il moschettiere, ma in realtà andiamo molto più veloci facendo così. Sicuramente lui adesso tirerà gente, ma ci sta. Quindi noi si procede facendo così. Non mi interessa assolutamente difendermi da quel mega sgherro, perché intanto sapevo che i miei barbari scelti avrebbero fatto un lavoro più che dignitoso. Lui non dovrei neanche difenderlo, ma probabilmente lui qualcosa me la tirerà. Quindi che facciamo? Ci potremmo prendere delle pizze così, fargli cambiare avversario. Voi dite sì, ok, però ci hai perso una torre. Sì, aspettate un attimo però. Anche è vero che là adesso dovrebbe succedere uno di quei casini che non hanno mai senso. Quindi a me va anche bene come è andata, più o meno. Non sono soddisfattissimo. Non sono soddisfattissimo. Lui comunque sa giocare. Questo nessuno lo può mettere in dubbio. Quindi vediamo un attimo se si riesce. Io farei la stessa cosa di prima, che gli ha portato un sacco di danno. Ovviamente questa volta siamo in leggero svantaggio. Posso buttare il mastino lavico per protezione. Subito dopo il moschettiere, una scarica lì che mi dovrebbe aiutare a fare qualcosa di mostruoso. Ok, quindi butto i moschettieri con cattiveria. C'ho una palla di fuoco che sicuramente mi potrà essere molto molto buona. Infatti siamo arrivati a togliergli un boato, ragazzi, veramente un boato. Ovviamente lui c'ha il ragazzotto lì che potrebbe farmi tantissimi danni, però noi evitiamo di farci colpire con l'ira funesta di questo ragazzo. Prevade per i barbari, esatto, proprio così ti volevo, Ciccio, bravo. Abbiamo fatto un buon prevade, perché tanto lui si poteva difendere solo in quella maniera lì. Quindi ci prendiamo un altro baule che andiamo a gemmare. Andiamo a gemmare. Facciamo un cambio, che dite? Perché il moschettiere in realtà mi è stato veramente poco poco utile fino adesso. Seriamente mi è stato veramente poco poco utile. A sto punto preferisco alleggerire un pochino il deck e ritornare con gli arcieri. Barbari scelti li abbiamo usati, sì, neanche troppo. E magari invece della scarica potrei utilizzare la tronco. Io perché aspetto anche i vostri consigli, perché ditemi voi, consigliatemi voi un bel deck con il mastino lavico. Poi calcolate che comunque probabilmente le stiamo vincendo, perché comunque stiamo contro dei livelli 12. Non per dire che chi è il livello 12 è più scarso di me, ovviamente, ma probabilmente sono avvantaggiato per il fatto che abbiamo, ok, perfetto, buono a sapersi, abbiamo un livello in più in torre. Lui c'è il Rocket, come vedete sta ritornando un attimo il Rocket a rompere le palle. Quindi lui ha due carte, Rocket e Scheletrini. In questo caso mi ha tirato Domatore, che voi dite perché hai messo così tanto tempo? Perché bisogna andare con calma, in questi casi bisogna veramente andare con calma. Noi a quantità di truppe buttate là davanti stiamo seriamente in vantaggio, ma non un vantaggio piccolo. Siamo seriamente in vantaggio. Purtroppo non è andata come volevamo, però secondo me, e ripeto sempre, secondo me noi siamo molto in vantaggio. Però anche è vero che col vantaggio in questa situazione non è che ci facciamo tutta sta roba, perché comunque abbiamo la torre buttata giù. Quindi secondo me lui sta giocando molto molto meglio di noi. Lui sta giocando molto molto meglio di noi e si è difeso davvero davvero bene. E non abbiamo, come potete vedere, non ci abbiamo tanta roba
su cui fare affidamento in questo momento. Potrei tirare una palla di fuoco a breve. Preferisco buttare il mega sgherro. Allora, vediamo se non riesco assolutamente a colpirlo. Vediamo, perché qualche hit comunque interessante gliel'abbiamo fatta. Lui può andarmi di là. Io a sinistra posso prendere comunque delle hit, non me ne frega niente. Ma 0-0-0, perché tanto se dobbiamo perderla la perdiamo con la perdiamo e basta. Quindi chi se ne frega. No raga, vedete, questo deck per esempio contro di lui non funziona. Questo deck contro questa persona qua assolutamente non funziona. Quindi scarica cattiva che mi va là a proteggere un pochino la situation. Vi dico, non ce la dovremmo fare mai. Non ce la dovremmo fare mai. Perché comunque guardate, avete notato che il Rocket adesso viene strautilizzato? Perché comunque, avendo ampliato la sua gettata, devo dire che è veramente un dito lì, eh. È veramente un dito lì. Qua ho sprecato, tra l'altro, anche... Vediamo se ce la facciamo. Ovviamente lui mi ha buttato giù. Vabbè, comunque sapete che c'è, sti cavoli. Io sono sempre stato affascinato con Rocket. Quindi due partite vinte e una persa. Lui c'aveva un sacco di spettatori. Io col mastino, ragazzi, non è... A me il mastino, detto francamente, non è che mi fa impazzire. Come avete visto, pure lui non è che riesce benissimo a tenere. Non lo so, ditemi voi. Poi mettete pollice in su se anche a voi nello shop non vi sta capitando niente in questo periodo. Voglio aprirmi con voi qualche bauletto interessante. Perché appunto io volevo, vi giuro, volevo questi. Ma veramente volevo quelli, raga. Volevo quelli assolutamente. Poi come avete visto, bene così. Bene così. Guarda, se a me ogni baule mi dai 30 di quelli. Ma guarda, possiamo continuare così. Ti do tutte le mie gemme. Seriamente, te le do tutte. No. Oh, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Perché questo è stato uno di voi. Mi ha detto, se vuoi quella carta là, comprati quei bauli. Bene. Guarda, regà. Nel senso, mo, finché ci state voi e me danno questi, io continuo. Ve lo giuro. Ve lo giuro, finché ci state voi. E continua. Madonna, leggendaria! Non me ne ero accorto. Non me ne ero accorto della leggendaria. Boscaiolo per noi. E andiamo bene, signori. E andiamo bene. Quindi oggi piccolo... A piccola apertura di bauli. Ok, questo baule già mandato sul culo. Che non mi stai a dare quelle carte. Oh, bravo così. Bravo così. Ma ragazzi, ma che bravo il gioco quando ti dà le carte che ti servono. No, no, questo baule non mi è piaciuto per niente. Corda di schia, bravissimo. Ma su quello ci sarebbe stato molto utile. Raga, ammazza quante gemme partono. Va bene. Fatemi vedere quanto lo posso portare su questo ragazzo qua, eh. Quindi vedete come aumenta tantissimo, raga. Mi manca poco, lo voglio portare su ancora. Perché poi se lo porto su di due livelli, probabilmente posso portarvi un contenuto nuovo con il Goblin Cerbottaniere che potrebbe servirmi. Come vedete adesso il gioco ha capito che ce ne ha dati abbastanza e ce ne sta dando molti molti di meno. Quindi elle! Volevi, bastardo. Guarda, c'ho 10.000 gemme giusto per fare un torneo insieme a voi. Andiamocene qua. Guardate, 145 danni più 15. E ci abbiamo punti ferita 237 più 23. Quindi che cosa significa? Che adesso ha 260 punti ferita. Vi faccio capire una cosa. La scarica toglie 247. Che significa? Che una scarica a livello 13 massimo non mi toglie più il Goblin Cerbottaniere. Se invece ce ne andiamo sulla tronco o sul tronco, fa 314 danni. Ovviamente il tronco ancora ci fa male. Però sono contento perché eventualmente potremmo utilizzare lui. Potremmo, vedete poi, vedete che mi è ritornata la voglia di giocarci perché adesso faccio, cioè proprio mi vedete quando uno c'ha voglia, no? Quindi potrei mettere il Rocket, potrei mettere il Minatore,
E così il deck dovrebbe essere un'infamata di quelle pazzesche. Sarebbe molto bello vedere questo goblin a livello alto, 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 quello che dovrebbe fare. Perché mi piacque tanto. Fra 5 giorni esce anche lo sceriffo con i baffi, quindi mi dovrò preparare comunque altre gemme. Signori, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, mi raccomando, pollice in su. Commentate, condividete, se non siete iscritti iscrivetevi, andate a vedere Rainbow Six e tutti gli altri video che sto facendo ultimamente che mi piacciono tantissimo, come sempre l'ho fatti. Al prossimo appuntamento, il vostro CCM89. Ah, tra l'altro, per chi non lo sa, ho scritto un libro, ma poi vi darò altre info. Esce il 31 nelle librerie e anche su Amazon, poi vi farò sapere. Bella.